25 giugno 1983, terzo giorno dalla scomparsa. Verso le 6 del pomeriggio arriva la prima telefonata di uno sconosciuto che si presenta con il nome di Pierluigi e che parla un italiano senza particolari inflessioni dialettali. Per i modi gentili, lo zio di Emanuela, che da quel momento divenne portavoce alla famiglia, lo aveva ribattezzato il Pariolino. Pierluigi racconta che la mia fidanzata, che ha 14 anni, ha incontrato due ragazzi in piazza Campo dei Fiori. Una delle due, Barbara, aveva con sé un flauto e, oltre a chincaglierie, vendeva gonnelline e prodotti cosmetici della Avon. Si sono messe a chiacchierare. La mia fidanzata ha suggerito a Barbara di guadagnarsi qualcosa suonando il flauto a Piazza Navona. Ma Barbara ha risposto che si vergognava di esibirsi in pubblico, perché per leggere lo spartito avrebbe dovuto mettersi un paio di occhiali con la montatura bianca che a suo dire la imbruttivano. 3 ore dopo, verso le ore 21, Pierluigi chiama per la seconda volta e fornisce un ulteriore particolare. Mi sono ricordato che Barbara aveva detto di essere affetta da astigmatismo a un occhio, perciò avrebbe dovuto portare gli occhiali a goccia. Il racconto di Pierluigi contiene alcuni tasselli di verità. Accenna al lavoro per la casa cosmetica, una notizia che non è ancora di dominio pubblico. Ed è vero che Manuela si vergognava di suonare in pubblico, perché per leggere lo spartito aveva bisogno degli occhiali che avevano la montatura bianca. Vero anche quello che racconta durante la seconda telefonata, per cui tutti questi particolari persuadono gli Orlandi che Pierluigi abbia davvero incontrato Emanuela. 26 giugno 1983, quarto giorno dalla scomparsa. Alle 8 di sera, Pierluigi chiama di nuovo per la terza volta. Dice di avere 16 anni e di trovarsi con i genitori in un ristorante di una località marina e che la ragazza che era con Barbara le aveva chiesto se avesse suonato il flauto per il matrimonio di sua sorella. Lo zio di Emanuela gli propone un incontro in Vaticano e Pierluigi si mostra sorpreso da questo e gli domanda: in Vaticano? Ma perché, lei è un prete? Qualcosa però non tornava, il lessico e la voce non erano quelli di un sedicenne. 27 giugno 1983, quinto giorno della scomparsa. Alle 7 di sera chiama un uomo che si presenta come Mario. Parla con un accento romanesco, afferma di avere 35 anni e appare preoccupato di sollevare da ogni responsabilità un amico che lavora per la Avon. Con questo suo presunto amico lavorano anche due ragazze, una delle quali si fa chiamare Barbara e tornerà a casa a settembre per il matrimonio di una parente. Le indicazioni di Mario coincidono con quelle di Pierluigi. Mario infatti racconta che: vostra figlia l'ho sentita parlare nel mio bar dalle parti di Ponte Vittorio. Si fa chiamare Barbarella, vende prodotti della Avon. Dice che vuole starsene un po' da sola perché è stanca della vita in famiglia, ma a settembre torna per il matrimonio di un parente. Quando lo zio Mario Meneguzzi, alla ricerca di conferme sull'attendibilità del suo interlocutore telefonico, aveva chiesto l'altezza della ragazza, dall'altra parte della cornetta si era sentito rispondere da una voce esitante: un metro e 1,50 m. Poi aveva ben distinto un'altra voce che in sottofondo suggeriva: no, de più, de più. 30 giugno 1983, ottavo giorno della scomparsa. Nella nottata Roma viene tappezzata da 3.000 manifesti con la foto di Emanuela sorridente con una fascetta in fronte. È scomparsa, si legge sui manifesti che indicano l'età, 15 anni, e l'altezza della ragazza, 1,60 m. Al momento della scomparsa aveva capelli lunghi, neri e lisci, indossava un paio di jeans, camicia bianca e scarpe da ginnastica. Non si hanno sue notizie dalle ore 19 di mercoledì 22 giugno. Vengono anche diffusi vari appelli tramite le radio nazionali e le radio private. 3 luglio 1983, undicesimo giorno dalla scomparsa.
Al termine della preghiera mariana dell'Angelus Domini, il Papa Giovanni Paolo II, rivolgendosi ai 40.000 fedeli, esprime con le seguenti parole la sua partecipazione all'ansia e all'angoscia della famiglia Orlandi per la sorte di Emanuela, scomparso ormai da molti giorni da casa. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso. 5 luglio 1983, tredicesimo giorno della scomparsa. Il 5 luglio, verso le ore 13.50, uno sconosciuto telefona alla sala stampa del Vaticano, coordinata dal Monsignor Romeo Panciroli. L'anonimo ha o simula di avere un marcato accento anglosassone e per questo motivo da allora venne chiamato l'americano. Spiega che alcune importanti informazioni sulla ragazza sono state fornite da altri elementi dell'organizzazione, alla quale anche lui fa capo. Li cita per nome e li definisce come nostri emissari, aventi nome Pierluigi e Mario. Quindi pone la condizione per il rilascio di Emanuela. Papa Wojtyla deve intervenire per conseguire la liberazione di Ali Ajka entro il 20 luglio. Fornisce quindi un codice di riconoscimento per i contatti successivi. È il numero 158. Com'è? 158. Cos'è questo numero? Ma sì, il segretario, per cortesia, il segretario Casarole. Un momento. Mi scusi, un momento solo. Un momento. 316. Pronto? 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 5 euro. Sentite, pronto? Pronto? E io l'ho fatto. Pronto? Pronto? Lasciate il numero di telefono qua forse. Non l'ho occupato. Non fare il numero. Sì. Un momento. 3719. Ma quello è del coso. Lui, perché quello lì è 3, come 3793. Codice, tutti i numeri che non possiamo passare. E come? Ma chi è che parla, scusi? Qui è Don De Paolo. Sì, è il cardinale, per favore, subito. Ok. A questo numero. Questo. Ok, va bene, vengo subito. Tutti quei numeri altri, l'hai messo in BC. Mamma mia, questo. No, ferma adesso. Come lui parla? E l'ho detto, adesso non mi intrometto più con lui. Ma quanto ci impiega a venire sti creatori? E lo so io che quel numero lì è certo un altro posto. Eminenza! Attendo un momento, eh. Ma presto, come mai che gli altri numeri non si poteva passare? Sì, attendo un momento. Ma non posso ancora. Avrà chiuso. Pronto? Pronto. Ecco, Eminenza, parla. Lo stesso giorno, un'ora dopo, verso le 13.45, l'americano telefona a casa Orlandi e fa ascoltare un nastro con registrata la voce di Emanuela e fa sapere che avrebbe fatto pervenire altre notizie attraverso funzionari del Vaticano. Ascolti bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere della sua figliola. Sì, ma me la faccio sentire bene. Ok, let's go. Dovrei fare il terzo ricerca scientifico. Pronto? Sono soddisfazione? Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no? Allora, mi ascolti. Sì? Funzionari del Vaticano. Sì? Non mancheranno di mettersi in contatto con lei. Sì, ma la bambina sta bene, mi dica almeno, no? Non preoccupi, io non potrei ora avanzare, non avere autorizzazione al parlare. La bambina è
telefono. Pronto? Faccio i miei personali auguri, sì, che la questione risolverà bene per... Ma io devo intervenire, preoccupi di questo, i funzionari avranno molto presto i contatti con lei.